C'è questa novità che riguarda appunto l'assistenza domiciliare, diciamo un piccolo aiuto da parte delle famiglie, delle persone che vengono assistite in termini economici. Un documento su cui si sono espressi i diversi comuni, perché noi sappiamo che a livello di distretto sanitario, cioè, siamo divisi in distretto nord e distretto sud. Su questo però appunto era stato contestato al sindaco di Riccione, che poi avevamo sentito, un cambiamento di valutazione nel giro di pochi giorni. Ricordiamo anche che il sindaco Tosi, poi, se non sbaglio, è il presidente del Del distretto, distretto. sì, tra l'altro era stata diffusa una nota da parte degli assessori competenti di alcuni comuni del distretto, tra questi, se non sbaglio, anche l'assessore del comune di E in Coriano. pratica si diceva la Tosi non deve cambiare idea. Poi lei in trasmissione ci aveva spiegato anche le Adesso magari motivazioni. sentiamo qual è la posizione del Sì? sindaco, poi le facciamo sentire anche se ha piacere un breve estratto di quello che ci ha detto la sua Ecco, collega Tosi. sindaco, la sua posizione, o meglio, la posizione del comune di Coriano su questa partita. Ma innanzitutto vorrei fare due precisazioni, che un tema come questo è talmente delicato che non lo si deve assolutamente mettere all'interno di una fase di campagna elettorale che vedo accesa negli animi un po' di tutti. Quindi questa è una delle valutazioni più importanti, perché quando si parla di sociale, ripeto, si parla di esseri umani, quindi non è giusto alzare i toni in nessun caso, e soprattutto non è giusto far capire alla gente che ci sono degli amministratori buoni e degli amministratori cattivi, perché un po' ho visto anche sulla stampa viene fuori quasi così. Io difendo assolutamente il lavoro che tutti gli assessori hanno fatto su un tavolo distrettuale, partendo da un presupposto: esiste una normativa regionale e più in generale anche una normativa nazionale che prevede una quota di compartecipazione. E questo risponde alla logica di equità nei confronti di tutti e soprattutto ad una logica di utilizzo delle risorse pubbliche in maniera adeguata. Tutti i distretti della regione richiedono questa quota di compartecipazione, quindi innanzitutto stiamo parlando di una quota irrisoria, di un costo di quasi 50 centesimi all'ora su l'utilizzo di un servizio che al comune ne costa 24. Quindi al di là poi del numero, bisogna dire che per fare gli amministratori bisogna innanzitutto prepararsi. Tutti i distretti nella regione richiedono questa minima quota, per cui tutto il lavoro fatto, ma dal comitato, dal distretto sud e anche dal distretto nord, e in alcune situazioni, ho visto che è intervenuta anche la Gloria Risi, che è presidente del distretto nord, in Esatto. alcune situazioni abbiamo condiviso il percorso da più di un anno insieme ai due distretti, un percorso importante che portava comunque ad un cambiamento che sarà graduale, però l'abbiamo condiviso tutti, per cui ci sono degli atti dove appunto anche il Comune di Riccione ha approvato insieme a tutti questa situazione. Quindi quello che mi ha lasciato, e ha lasciato soprattutto il mio assessore, un po' basita, sono state delle dichiarazioni che innanzitutto le abbiamo lette a mezzo stampa, abbiamo sentito anche l'intervista, quando già una convocazione per il 17 non c'era ancora pervenuta, perché è pervenuta la sera. Quindi quando si lavora insieme su un tavolo, io sono abituata a condividere appunto il lavoro e a difendere il lavoro fatto. Quindi ritornando al merito, a parte il metodo, la presentazione dell'ISEE non è un inutile adempimento burocratico, ma in un sistema appunto moderno rappresenta il pane quotidiano di tutto quello che poi nell'ambito del sociale viene fatto. Quindi io non capisco la polemica e non capisco neanche una proposta che in realtà non può essere una proposta se già abbiamo degli atti che risalgono a un anno fa. Quindi non si sta parlando di una proposta che è venuta fuori. Ci sono Sindaco, degli atti che sono stati approvati. la interrompo un attimo perché magari adesso facciamo sentire anche a chi ci Anche segue, che perché lo magari non ha sentito accennava, le esatto. parole del sindaco Tosi, un breve estratto dell'intervista degli scorsi giorni che ci ha rilasciato, nel quale parla proprio di questo tema dell'assistenza domiciliare, di quella che è la proposta che poi ha suscitato Esatto. anche le discussioni che si stanno protraendo in questi giorni. Così Sentiamo poi allora abbiamo modo di quello riparlarne ancora. che ci ha detto il sindaco di Riccione.
Io credo che anziché arrivare a chiedere dei denari, si può forse raggiungere il medesimo risultato chiedendo anche nella mappatura dell'utente che chiede il servizio la prestazione dell'ISEE e quindi cominciare a comprendere in un anno, semmai in un primo anno sperimentale prima dell'applicazione del regolamento, comprendere e capire perfettamente chi è l'utente che abbiamo di fronte quando andiamo a prestare l'assistenza domiciliare, per vedere se effettivamente è un utente che, come potrebbe apparire, spreca o è effettivamente colui che anche in condizioni economiche particolari quindi ha questa necessità. Mi sono semplicemente permessa, dopo aver esaminato la questione nella mia maggioranza, di dire che chiederò questo anno sperimentale e se dovessero loro riaffermare la volontà di andare verso l'OPA, voterò contro. Punto. Ecco, Sindaco, lei un po' accennava, però insomma di fronte a queste parole può anche forse significare ulteriormente la sua posizione. Io in realtà non capisco le dichiarazioni della Renata che parla da sindaco piuttosto che da presidente del comitato di distretto, perché chiaramente le singole posizioni vanno rispettate, però quando si è presidente poi di un tavolo con 14 comuni, ripeto, si ha la responsabilità di distinguere, di fare il distinguo. Ritengo che, ma probabilmente lei non ricorda gli atti che abbiamo tutti quanti condivisi, ritengo che sia una proposta che non ha neanche senso, perché delegittima tutto il lavoro fatto su quel tavolo da parte degli assessori, perché io sono abituata quando si va sui tavoli a lavorare e a non fare marcia indietro su cose dove ho già espresso insomma una volontà, anche perché la cifra, stiamo parlando appunto di una quota di compartecipazione che si può aggirare sui 50 centesimi, un euro, sono cose di un servizio che in realtà al comune costa 24 euro all'ora. Quindi non lo so se la Renata appunto questa parte qui l'ha sviscerata bene insieme al suo assessore, che probabilmente avrà seguito i tavoli in maniera puntuale e precisa come gli assessori. Sì, è vero che ricordiamo, scusatemi, che Renata Tosi aveva proprio detto, noi essendo stati fuori per un periodo, visto che poi ma c'era no, stato gli il commissariamento. Ma risalgono al periodo precedente. Ah, ecco, quindi ancora scusate, prima il commissariamento. No, certo, noi il percorso l'abbiamo cominciato voi molto siete prima. Voi siete ai tavoli, quindi magari se vi ricordate infatti, chi c'era. Sì, no, ma ci sono i verbali, quindi certo. Poi nella riunione si avrà modo sicuramente di chiarire, perché ritengo che appunto non, quando si fa un lavoro importante il distretto ha una ragione di esistere, che è quella appunto di andare verso le scelte migliori in maniera condivisa. Per lo più abbiamo fatto un lavoro due comitati, quindi il comitato distretto sud e il comitato distretto nord. Ripeto, la politica, io sono abituata a vedere intorno tanti trasformismi, però quando si parla di sociale bisogna appunto fare molto attenzione. Sindaco, però nelle parole, giusto per capire perché tu sia importante, nelle parole della Tosi si evinceva in qualche modo come questo contributo in realtà venisse chiesto quasi per cercare di stanare i furbetti, di quelli che utilizzano questi servizi. Ma è questo il motivo originario, diciamo, è questo anche nella scelta che avevate condiviso originariamente? In realtà non c'è una vera e propria scelta, c'è una legge nazionale e c'è una legge regionale, tutti i distretti della regione Emilia-Romagna sono verso questa linea e come avete visto negli ultimi anni ci si sta allineando per una ragione proprio di equità a delle norme che esistono, per cui per stanare i furbetti, perché ci possono essere delle persone più che parlare di furbetti in questo caso, perché ripeto bisogna stare attenti con le parole che si usano, magari alcuni servizi, ad alcuni servizi non viene data il giusto valore.
perché non si pagano. E quindi io in 5 anni di mandato ho verificato in varie situazioni, a partire anche dal pulmino scolastico, c'erano famiglie che utilizzavano il pulmino senza averne una reale necessità. Questo cosa significa? Toglie la possibilità a chi invece ne ha bisogno di poter usufruire di un servizio, perché le risorse sono sempre meno. Quindi partendo dal presupposto che anche per l'assistenza domiciliare agli utenti si richiede l'ISEE, cioè sono le stesse, gli stessi termini, le stesse condizioni di qualsiasi servizio, per cui con un ISEE che rappresenta diciamo un valore indiscutibile rispetto all'aspetto patrimoniale delle famiglie, il servizio, qualora non è necessario, non sarà richiesto, però sarà richiesto dalle persone che ne hanno una vera utilità e che sono in condizioni davvero di non pagarne. Quindi io non capisco dov'è la polemica o dov'è comunque la genialità di una proposta che verrà fatta e comunicata a mezzo stampa, quando in realtà, ripeto, abbiamo fatto un percorso. Queste sono cose importanti. Non ho parlato con la Renata, non ci siamo sentite, ma ripeto, non è una questione nei confronti della Renata Tosi, sindaco di Riccione, è una questione di correttezza nei confronti di un lavoro fatto su un tavolo istituzionale importante, dove appunto la Renata Tosi, oltre ad essere il sindaco di Riccione, è anche il presidente, quindi rappresenta un po' tutti e 14 comuni. Quindi anche il mio assessore, che oltre ad essere assessore è un tecnico, è un funzionario di un altro comune e lavora in questo senso nel sociale, si è sentita delegittimata del ruolo che ha svolto su quel tavolo, così come penso tutti gli assessori, perché c'è stato un percorso, c'è stato un pregresso che non lo si può dimenticare, ci sono degli atti, quindi io mi auguro che il 17 ci sia un chiarimento e una rettifica anche di alcune valutazioni che sono state fatte, perché ripeto, parliamo di sociale e quando si parla di sociale non ci si deve assolutamente presentare come i buoni e i cattivi. Il sociale ha un valore diverso, non lo si può trattare come la costruzione di una scuola o come l'acquisto di un altro servizio. Parliamo di esseri umani, quindi bisogna essere molto corretti.